altro incidente nel canale di Sicilia, 12 morti. Comuni al collasso, appello dei sindaci ad Alfano. A Porto Empedocle quasi 9.000 sbarcati nel 2014. Altri morti nel canale di Sicilia ed è un copione che si ripete, come lunedì scorso, episodio identico. Un gommone si è ribaltato durante il trasbordo ad una motonave maltese. 12 persone sono precipitate in mare e non sono state recuperate. Teatro dell'incidente mortale sarebbero state le acque libiche. La stessa motonave che ha soccorso un centinaio di migranti è poi approdata a Pozzallo e la procura di Ragusa indaga. Il comandante della motonave non ha riferito quanto accaduto e rischia di essere incriminato per omissione di atti d'ufficio. Sono stati i sopravvissuti a raccontare del ribaltamento del loro gommone. Nel frattempo la Mare Nostrum è un fiume sempre più in piena. In Sicilia tanti comuni dove sono accolti i rifugiati sono ormai al collasso. Lunedì prossimo il ministro dell'Interno è atteso a Ragusa e 12 sindaci della provincia Iblea hanno firmato un appello ad Angelino Alfano e hanno scritto: non siamo più in grado di reggere completamente da soli il peso di un'emergenza senza precedenti, nonostante la storica e consolidata cultura dell'accoglienza che ha reso negli anni il nostro territorio un modello. Finora nei comuni del Ragusano sono stati assistiti più di 11.000 migranti, più del doppio rispetto a quanto avvenuto in tutto il 2013. Questo rende chiaro il quadro dell'emergenza. E non basta nemmeno la semplice dichiarazione formale dello stato d'emergenza, ma sono necessari mezzi, uomini e soprattutto risorse economiche. Ancora nel frattempo anche il Ministero della Sanità, forse perché ha allarmato dai casi dei militari della Marina positivi alla tubercolosi, è al lavoro per lanciare una squadra operativa per il controllo dei flussi migratori, che sarà impegnata almeno per tutta la durata del semestre europeo. Tra gli altri porti di approdo, Porto Empedocle nell'occhio del ciclone. A tarda sera di ieri sono stati piedi a terra 91 migranti da Mali, Senegal, Costa d'Avorio, Gambia, Nigeria e Burkina Faso. Dall'inizio dell'anno fino ad oggi sono 7.528 i migranti sbarcati a Porto Empedocle in 24 operazioni di trasbordo e sbarco. Altri 1.139 sono stati trasferiti a Porto Empedocle con la nave di linea per le isole Pelagie.